Now, as we're going to carry out a manipulation to the 12th or the 11th rib, which is also going to use psoas as a lever. Allora, quello che andiamo a fare in questo momento è creare una manipolazione a livello di K11 o K12 con lo psoas come leva. Okay. Yeah. I'm already filming. Yeah. Okay, so we compress down onto the 12th rib. We bring the leg back into extension. So we quindi, psoas on stretch. Compressione a livello della costa scelta da manipolare, estensione e adduzione della gamba corrispondente per mandare in allungamento in stretching lo psoas. Ask patient to breathe in, so inspira. Inspira. Expira. Espira. And then thrust. E thrust. Questo sul 12. A nice manipulation for the 12th rib. So, psoas is locking out the thoracolumbar junction. Right, there's a slight amount of extension going through literally 11, 12, and L1. So, the focus of our attention is manipulating the 12th or the 11th rib away from those particular vertebrae. Quindi, quello che succede è che andiamo a creare una tensione in estensione, se vogliamo, di 11, di 12 L1. Attraverso lo psoas e manipoliamo la costa lontano dalla vertebra, un po' come abbiamo fatto prima con la costa vertebrale. Saluta Giordano, saluta tutti.